È triste lasciare la propria casa così, con tutte quelle finestre aperte come occhi spalancati sull'orrore della guerra, sulle sfilate di carri armati, sui cortei di soldati, indifferenti a quelle file di occhi ciechi che li guardano passare. Donne che chiudono la porta e che si chiedono se sarà l'ultima volta, se la prossima volta potranno riaprirla quella porta, perché la casa sarà ancora lì, come un miracolo. La storia di Clorinda Menguzzato e Ancilla Manighetto si inserisce nel contesto della resistenza trentina, quindi tra il 1943 e il 1945. Ancilla e Clorinda sono, ora e veglia, sono due giovanissime ragazze che all'indomani dell'8 settembre del 43, soprattutto nel 1944, aderiscono praticamente alla resistenza che si sviluppa nella zona dove esse sono residenti, quindi nella zona di Castel Tesino. Iniziano subito a operare nel CLN del paese e poi, soprattutto nella primavera del 44, si porteranno in montagna con quel nucleo di partigiani che si stava appunto organizzando nell'area circostante Castel Tesino. Veglia, veglia, aspetta! Ti ricordi dell'assalto alla caserma il 14 settembre? Il testo permetteva una grande libertà di regia, nel senso che è un testo che non ha la peculiarità classica del testo teatrale, che ha un suo sviluppo di tipo diretto verso il racconto. Mi sono immaginata come un altrove in cui loro stanno, un senza tempo, senza spazio, diciamo che dal quale emergono i vari episodi, no? i vari eventi. Ci chiamavano ribelli. Ma chi stava dalla loro parte? Qualcuno, sì, c'era, ma la maggior parte aveva solo paura. Soltanto paura. Ho raccontato la storia per quadri. Per quadri che sono, diciamo, ripercorrono le vicende delle ragazze del battaglione Gerlenda. Dentro questi quadri si intrecciano, emergono anche piccole storie diverse di altre persone, di altre vicende. Quando facciamo una regia, o quando faccio una regia come in questo caso, parto dall'idea di vuoto che deve essere riempito dalla materia. La materia è ovviamente il corpo dell'attore, la materia è la scenografia, la materia è la scelta di come verrà illuminato lo spettacolo. E quindi c'è stato uno strano incontro, devo dire, in questo caso, tra il testo e la messa in scena. Erano squadre del CST, quelle che sono venute a cercarci quel giorno quando mi hanno sparato. Due squadre, formate da italiani, con un solo tedesco, il capo. Sì, e c'era anche la 12ª compagnia del CST con i tedeschi, quella sera del rastrellamento a Costa Brunella. Era la risposta all'azione del giorno prima, in cui i partigiani del Gerlenda avevano assaltato proprio la caserma del CST. A me piace l'idea del regista che fa il lavoro che è esattamente l'opposto dello scultore, cioè che sceglie lo spazio vuoto e nello spazio vuoto deve creare l'opera che il pubblico poi vedrà. Erano partiti la sera prima, il 13 settembre 1943. In 39, divisi in quattro squadre guidate dal comandante Fumo. Qui la scenografia aveva una necessità, dare la possibilità all'attore di lavorare su più livelli, cioè lavorare sia a un livello del palcoscenico, ma lavorare anche sulle linee verticali, lavorare sull'orizzontale ma anche sulle verticali. Quindi c'è stata proprio questa idea di costruire una sorta di gabbia di ferro e legno, che poi andava a ricordare il materiale dei fucili che venivano usati, no? Di ferro e legno, una gabbia però aperta, che avesse delle possibilità, che desse l'idea di linee di fuga e però che desse soprattutto la possibilità agli attori di lavorare sulla verticale.
A livello di ambientazione ci riporta alle montagne, alla chiusura della montagna, alla chiusura della montagna e anche questa dimensione di montagna che si sale, che si scende, in cui ti senti ingabbiato per la situazione storico-politica che si viveva e in cui quindi puoi sentirti soffocare, ma nello stesso tempo puoi salire per chi hai questo anelito di libertà. C'erano tutte queste atmosfere legate proprio all'ambiente, allo spazio, che era fortemente suggestivo per me. Tu ti ricordi quando sei morta? Sì che mi ricordo. Tutto quel bianco. Tutto quel bianco era come un buco nero. Io invece avevo freddo. Anzi no, non sentivo niente. Solo un sapore dolce in bocca. Il sangue? Diciamo che quello che tenevo che emergesse è l'aspetto delle sensazioni. Cioè, io ho immaginato la paura, il freddo, il sangue, il rosso del sangue sul bianco della neve, ecco, sensazioni quotidiane ed emozioni. Giravano e correvano le voci. Le donne con i partigiani, in montagna. Cosa credete che facciano? Come quelle due. Due ragazze, sole, in mezzo a tutti quegli uomini. Ma se ci sono anche i loro fratelli? Ma sì, figurati. Mica gli stanno appiccicati tutto il giorno i loro fratelli. E quando sono via, chissà. Certo che anche loro, portarsi le sorelle, due ragazze giovani, così, su per i monti in mezzo ad una banda di affamati. Ora e Veglia, diciamo, rappresentano un po' un esempio, diciamo, emblematico di una resistenza femminile attiva, cioè che impugna le armi e partecipa alla lotta contro il nazifascismo. C'è dietro la decisione di aderire alla resistenza anche uno spirito di emancipazione della donna nei confronti della società dell'epoca, quindi di partecipazione reale, fattiva alle vicende della resistenza. Naturalmente vivevano in una società chiusa, tradizionalista, conservatrice, dove la religione cattolica aveva un potere quasi assoluto, insomma comunque dove dominavano un certo tipo di etica e di morale, per cui la loro adesione alla resistenza è stata vista anche in maniera negativa, soprattutto dai compaesani delle due ragazze. E c'è qualcuno che ha detto che siamo state sciocche a farci ammazzare. Ammazzare per chi? Cosa credi che sarebbe cambiato se noi non ci fossimo immischiate? Se avessimo continuato a fare la nostra vita e basta. Ciò che accade alle donne in quel contesto è dato prima di tutto dal carico di violenza che quel contesto produce, cioè la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Civile. Secondo, anche dal fatto che la società non è abituata appunto a vedere le donne armate. La stessa resistenza, che è comunque portatrice, no, di valori di progresso, di libertà, di democrazia, quando vede le donne sfilare accanto ai partigiani alla fine della guerra, preferisce togliere loro le armi, perché c'è sempre comunque questa visione della donna madre di famiglia, moglie fedele, eccetera. Non mi resta che raccontare di te, Veglia. Non farlo. È ora. Clorinda Meguzzato cadrà prigioniera dei tedeschi nell'ottobre, 8 ottobre del 44, e l'11 sarà ritrovata cadavere al lato di una strada nei pressi di Casteltesino. Mentre Ancilla Marighetto sarà invece catturata, anzi o meglio cadrà prigioniera dei tedeschi durante un rastrellamento nel febbraio del 45 e dopo essere stata picchiata per appunto farle confessare i nomi dei suoi compagni di lotta e i luoghi dove si trovavano, verrà invece uccisa con un colpo di pistola da un sottufficiale del CST all'ordine comunque di un ufficiale delle SS. Una cosa che differenzia le due, purtroppo, è il fatto che Clorinda, prima di essere giustiziata, fu violentata dai militi del Corpo di Sicurezza Trentino, quindi non da nazisti fanatici o da SS, insomma, da persone della sua stessa collettività.
Purtroppo nessuno dei responsabili del tragico fatto fu poi condannato nel dopoguerra. Mi chiedo spesso se il teatro possa servire anche a raccontare, per esempio, la storia, a raccontare i fatti, a raccontare la realtà. Non so se il mio teatro possa servire a questo, nel senso che per me è molto interessante trattare temi come questo, no? Temi dove le protagoniste sono due ragazze, due partigiane che realmente sono morte, eccetera, ma allo stesso tempo io sento un po' l'intoccabilità della storia da parte di coloro i quali fanno il teatro, nel senso che il teatro per me vive una sua dimensione che è una dimensione teatrale ed è portatrice anche di una falsità che è la falsità del teatro, che è la forza del teatro. A me non interessa tanto un teatro che cerca la verità, no? Perché la verità è nella realtà e non è sulla scena. Penso che il teatro non possa in realtà raccontare veramente la storia e non debba farlo, debba essere un mezzo per farti percepire una dimensione, farti percepire un'ambientazione, farti percepire delle emozioni che possono appartenere a quegli anni ma che possono appartenere anche al giorno d'oggi. La storia di Ora e Veglia è una storia che va benissimo oggi, ma che potrebbe riguardare benissimo due ragazze iraniane piuttosto che libiche o palestinesi o di qualsiasi altra parte del mondo, no? E credo molto che sia molto importante questo guardare il teatro, ma con uno sguardo molto ampio e liberatorio, perché non vorrei mai sentire il peso della storia nel teatro. La storia è storia, il teatro è teatro, sono due cose distinte e che mi piace tenere separate. Altri nomi ascolteremo e altri fatti accadranno, ma ci saranno sempre luoghi sulla terra in cui le donne lasciano le loro case sotto le bombe e gli uomini lasciano le loro donne e i bambini perdono l'innocenza. Ci saranno neve e deserti bagnati di sangue e nessuna ragione perché ciò avvenga. Ma qualcuno saprà ricordare.